Alla presenza di numerose autorità, nella mattinata di sabato 5 marzo si è tenuto il taglio del nastro al ponte che collega il tratto di ciclo pedonale tra Cene e Gazzaniga, un'opera resa possibile grazie al contributo di 200.000 euro da parte di Regione Lombardia, in aggiunta ai 100 messi a disposizione dalla comunità montana Valle Seriana e di altri 100, 50 e 50 da parte dei due comuni interessati. Abbiamo contribuito con la metà del costo totale, 200.000 euro su 400.000. Quindi il resto ce l'hanno messo non solo i comuni ma anche la comunità montana, segno di una grande sinergia e soprattutto da una parte della capacità di Regione Lombardia di raccogliere e quindi anche dare soddisfazione alla richiesta del territorio. In questo caso un intervento molto importante, magari contenuto ma significativo, poiché supera quella cesura che era rappresentata appunto dall'interruzione di questo ponte ciclopedonale. Ecco, finalmente nuovamente pienamente fruibile la pista ciclopedonale, noi siamo molto contenti, soprattutto quando si realizzano i soldi del Piano Lombardia, vanno a realizzare queste opere che permettono ovviamente una viabilità lenta tra i nostri comuni e anche, perché no, sostengono il turismo in una zona come questa che ha una vocazione turistica che deve essere assolutamente sostenuta, in cui bisogna credere. La nuova opera, lunga 69 metri, è composta da due campate dal peso complessivo di 60 tonnellate e ha sostituito la precedente passerella in legno chiusa da più di 3 anni per ragioni di sicurezza. Finalmente diciamo che siamo a inaugurare questa riapertura di un percorso per noi strategico per la Val Seriana. Tutti sappiamo che possiamo partire da Ranica, raggiungere Clusone sulle sponde del Serio, vivendo quindi in mezzo alla natura un momento veramente in compagnia della famiglia o in solitudine, ma soprattutto un percorso ciclabile anche accessibile. Ho avuto modo di provarlo con un amico, Mauro Bernardi, sulla sua bicicletta, e quindi abbiamo compreso quanto sia importante l'inclusione anche turistica in un percorso di questo tipo. Sono previsti altri interventi lungo il tratto di ciclabile della Valle Seriana. Devo dire che la comunità montana sta lavorando anche per gli altri punti del territorio. A breve partiranno i lavori del ponte che collega Vertova con Casnigo, poi partiranno i due ponti di Albino che sono molto importanti, e a seguire anche la messa in sicurezza delle barriere. Abbiamo già messo a bilancio la cifra importante di 900.000 euro per cambiare le barriere del territorio, per cui non è solo l'inaugurazione di questo ponte ma è la proseguo di un'attività che stiamo facendo per mettere in sicurezza la pista ciclabile che dovrebbe diventare il fiore all'occhiello della Valle Seriana.